Un importante lavoro di sinergia tra l'Associazione Taranto Turismo, il Comune di Taranto, l'AMIO e l'AMAT, quello che vede la realizzazione di un'area parcheggio a San Vito in Viale Ionio. L'area a ridosso del mare è stata adibita in poco tempo in occasione del prossimo giuramento solenne della Marina Militare il 27 giugno alla Scuola Sottufficiali. L'esigenza di creare un parcheggio per grandi cerimonie, un parcheggio sorvegliato per grandi cerimonie, nasce proprio dall'esigenza di voler portare il nostro territorio ad una destinazione turistica di successo. Quindi sicuramente quest'area potrà essere utilizzata per tantissimi altri eventi, sia della Marina Militare che sportivi, che si svolgono sul nostro territorio. Ci ha fatto tantissimo piacere trovare il sostegno di tutte le istituzioni, il Comune, l'AMAT, la Polizia Municipale, che non appena hanno letto questa nostra umilissima richiesta, proposta, si sono adoperati in pochissimi giorni affinché tutto questo potesse diventare realtà. Gestiremo il parcheggio qui per queste iniziative della Marina, per questi momenti, e non sappiamo se poi dopo rimarrà stabile come area di parcheggio della città. E poi forniremo, in occasione del giuramento, forniremo un servizio di navetta tra questo parcheggio e le scuole CEM in andata e al ritorno. Oltre a questo servizio di navetta, i cittadini che parcheggiano potranno utilizzare anche i servizi di linea che vanno verso San Vito continuamente, diciamo. Questo è un servizio, come dire, che si ispira ad un criterio semplice, cioè quello di creare parcheggi in prossimità delle zone di attrazione di traffico per ridurre la pressione del traffico nelle zone più, diciamo, più ristrette. Quella è una zona molto ristretta perché parcheggi lì non ce ne sono. È probabile che questa ipotesi possa, che questa zona di parcheggio possa rimanere, perché può servire le aree balneari e può essere utile ai turisti e agli spostamenti, alla mobilità verso il mare dei cittadini di Taranto. Vediamo che cosa succede per il futuro. Abbiamo predisposto quest'area parcheggio, quindi è stata risistemata, ripulita, che comunque dovrebbe accogliere tutti quanti. Poi abbiamo anche il sistema, diciamo, sostitutivo dell'AMAT per il trasporto pubblico, quindi dovrebbe un tentativo, un primo esperimento, dovrebbe andare bene, voglio dire. Vediamo.